difficile fare la produzione di questa nostra incontro, che è un giorno triste, però anche bello per quello che faremo e il motivo per cui ci siamo trovati. E mancano parecchie persone con le quali abbiamo pensato di condividere le cure del lavoro di Ermanno, però qualcosa forse riusciremo a fare. Ho scomodato anche un amico con il quale mi scuso, che è andato a stamparsi a casa l'intervento. E diamo inizio in maniera così, non c'è una scaletta, ognuno darà il proprio contributo. E Franca? Devo leggere perché sono evidentemente agitata. Carissimi, sono grata della vostra partecipazione nel ricordo di Ermanno, che ci aveva inviato giusto un anno fa. Questo momento è fortemente voluto da coloro che hanno condiviso la passione per la teologia, la storia di Casiano, il teatro, la poesia. Casiano è sempre stato nel pensiero del cuore di Ermanno e di questo ne sono le testimoni. Parlare di lui qui con amici ed estimatori suscita in me una forte emozione e mi fa sentire la sua presenza per me. Sono particolarmente riconoscente a Sabina e Mauro che si sono impegnati in prima linea per la realizzazione di questo incontro. Grazie a tutti e buona giornata. Sabina deve salutare. Sabina è un pilastro della vita di Ermanno perché ha vissuto con lui sullo stesso. Ma ci tenevo tanto a creare questo incontro e quindi grazie a tutti voi per aver partecipato, per essere qui oggi. Ermanno, come poi avremo modo anche di sottolineare, è stato un poeta, è stato tante cose Ermanno, è stato uno studioso. Ma anche nei momenti di vita comune, io abitavo, per chi non mi conosce, abitavo a Sicilia con mio hermano, quindi ho avuto modo di avvicinarlo nella vita quotidiana e sapeva insegnare tanto anche in quei momenti semplici ma profondi. Quindi un mio grazie va ad Ermanno e a Franca, perché Ermanno è un grande uomo, ma si dice sempre che è un grande uomo a fianco una grande uomo. Quindi grazie a Ermanno e a Franca. È tutto spontaneo, però mi sento di invitare subito Flavia che ci emozionerà con qualche poesia, qualche aneddoto di Ermanno. Allora, per cominciare, volevo leggere questo sonetto che Ermanno ha scritto a una delle sue creature che insieme a Giovanno hanno fondato una vita, una certa cosa che venendo poi le mani per essere delle locandine, dei vari spettacoli, delle foto relative agli spettacoli, insomma penserei di rompere il ghiaccio con questa, questo soletto. Non le do navegato in quelle pozze, non le do navegare in quelle pozze che non la sentisse del passione a livello del calcare un orizzonte e fatto mio più bello, è certo. Impossibile rifarsi passare in questa cosa le imprese del teatro mio più buono, la levata la scorzetta del limone, a ostrica che spremo e via le strozze. Te ne ha lassato il cigno senza fiato, e giorno il desiusio per la comune senza avvisare il tempo, la parlare. Ma si è certo che prima di altre lune un messaggio tuo ne arriverà. Le quelle non cercare ma volevo solamente dire una cosa, come testimonianza mia, no?
realtà io l'ho conosciuto molto tardi, perché la forma di ciclo culturale, di divertimento che ho fatto. Insieme abbiamo fatto il gruppo Presenza 70, poi abbiamo fatto il gruppo archeologico e poi la prologo, no? Quindi la mia testimonianza, siccome io partecipavo in maniera saltuaria perché lavoravo alla Padova, poi all'università, cioè, quindi ero presente saltuariamente, però quando c'ero ho fatto mostre. Volevo dare subito la testimonianza che lui era veramente l'anima della cultura e dell'organizzazione, perché si impegnava in prima persona e Basiano non sarebbe stato quello che è adesso, né avrebbe prodotto quel po' di cultura che lui ha avviato. La prima biblioteca e poi la cultura era intesa come anche divertimento, quindi anche come si facevano mostre, si andava in giro, eccetera, e così via, no, poi il giornale, basta, ecco, questo che volevo dire, cioè, informarsi, comunque poi avremo magari tempo andando avanti di celebrare in maniera più puntuale il percorso storico che ha fatto.
scontro che ho avuto con lui e poi la quale poi è nata una certa sorta di rispetto, di amicizia, ma anche di confronto, è quella della cultura. Erano i lontani anni 80, quando il sottoscritto era assessore alla cultura e l'Ermanno Contelli, nel suo giornalino La Quercia, scrisse un articolo proprio su me, uomo di campagna. Però da questo iniziale contrasto di modi di vedere diverse la cultura è nato poi un reciproco rispetto, confronto proprio sulla cultura, con il riconoscimento da parte di Ermanno che forse in quel periodo il sottoscritto fece qualcosa per la cultura. Ed è il terreno sul quale poi ci siamo ritrovati. Lui, come ha detto, era un uomo di multiforme ingegno, nel senso che aveva vari campi di interesse, la poesia, la cultura locale, l'archeologia. Quindi, però, se io dovessi trovare una forma sintetica di definire Ermanno Contelli, userei proprio questa espressione. Era un uomo di cultura. Grazie. Lui aveva scritto tutto questo. Quindi io cerco di leggerlo, perché pur sapendo il dialetto poi però interpretarlo per la lettura ho devi alzare la voce. Però mi ricordo che questi sonetti, ora quando è stato fatto questo libro, questa edizione, me li aveva fatti anche vedere, perché aveva scritto altri sempre su Pasiano, ma in modo particolare su dei personaggi di Pasiano, delle piccole icone, tipo il Cencio Popolini era un'icona. Come lui sono rimasti, penso, pochissimi come Pasiano. Qui dice, se l'avesse lavorato per la Ducati, il titolo, se l'avesse lavorato per la Ducati o per la Guzzi o altre case sode, egli sarebbe stato il top dell'Ertorolo, conseguendo una serie di primati, fra i motori e il Semosnove come i gatti. De ferri le son pieni, le son mani. L'onzea, il se distrighea, il battea senza frode, e le moto e il cambiea i connotati. Sto qua per far la corta, le cenciuti, un fiero innamorato delle son moto, anche a di quelle prive di attributi, perché di solito lui si dedicava al cencio a modo bello. Chi che le vuol provare e se fa è sotto, chi se sta però lontano di farà tutti, e qui chi se sera solo far casotto. Grazie, Sant'Angelo. Grazie. Insieme ad altre persone ha dato vita negli anni 60, e è stato il primo a Pasiano, il primo gruppo, e c'è questo bel soletto, dice Pasiano se qualcuno lo sapesse. Pasiano, se qualcheduno lo sapesse, la radice davvero tanto antiche, e a ben guardar se scopre parfin ricche, ma non era nessun chi le vedesse. Un giorno si è fatto vivo l'interesse di un gruppo di persone molto amiche per tutti quei poderi fatti a striche che restituiva Pierete anche impresse. Le scomizia così era stellamento di anfore, monete e tegoloni che, dopo un sommario censimento, e venne a sistemare dei scatoloni dei villa sarcomani con l'intento di organizzare per loro esposizioni. Maniago, però sono sicilese e io sono stato, la mia carriera, la mia vita è di studio, non c'entrava niente con la cultura classica, la cultura storia, eccetera, perché io nasco come ingegnere, e, però passione, ho sempre coltivato, sempre confuso.
e la passione per la mia città, per la storia della mia città e per la saga del museo della mia città mi ha portato a conoscere il mondo. È stata una cosa un po', cioè, voluto da me, ma è stato un po' casuale, nel senso che io, trovando i suoi scritti tra le varie documentazioni, lui ha pubblicato parecchie cose sui sei musei, e a questo punto mi sono domandato, ma io questa persona non voglio conoscere, io, cioè, se la persona si sente reperibile, voglio parlarci. E così è iniziato, insomma, mi sono presentato, Ermanno mi ha accolto nella sua casa, insieme a sua moglie, e io avevo iniziato a fare un lavoro di ricerca personale con il Poloco sulla saga degli Osei, sull'arte e la storia della saga degli Osei, che voleva essere un lavoro che andasse a completare, a riassumere un po' tutto quello che era stato trovato ed era stato scritto sulla saga degli Osei fino a quel momento, per dare anche una continuità, un contenitore, e ho conosciuto appunto Ermanno. E devo dire che io ho trovato in Ermanno una persona, cioè, io l'ho conosciuto purtroppo nel suo periodo finale. Io, cioè, proprio negli ultimi anni della sua vita, negli ultimi uno o due anni della sua vita, io ho avuto modo di stare con lui e mi accorsi fin da subito della straordinaria persona che era, e lui riuscì a trasmettermi e a farmi capire, confrontarmi, faccio vedere il mio lavoro, riuscì a creare un dialogo nonostante le difficoltà della malattia. E io devo dire che, cioè, la cosa che sono, ci tenevo, sono ringrazio la signora perché è molto piacere avermi invitato, perché la persona si chiama Ermanno, io lo considero ad oggi uno dei maestri, nonostante abbia conosciuto per pochissimo tempo, quelle pochissime volte con cui io ho avuto a che fare con lui, è stato un grande insegnamento, sono stati dei momenti di grande insegnamento. Lui, con poche parole, con pochi modi, come riusciva in quel periodo, è riuscito a trasmettermi delle cose e a correggermi su delle cose che stavo scrivendo, non tanto nella nel contenuto, ma nella forma. In che senso? Ermanno, io partivo da ingegnere, poi venivo dall'università, cioè ero molto concentrato su fonti, scritti, dove volevo che fosse tutto quanto preciso, volevo che fosse tutto quanto il più documentato possibile. Lui invece, nonostante lui fosse particolarmente, cioè, mi spronasse in questo, mi fece vedere degli scritti anche suoi, tirò fuori del materiale suo, che invece non avevano cioè erano dei ritagli di momenti di vita della sagra e delle persone che l'avevano vissuta, che erano cose molto, come dire, paesane, non so come spiegarlo, molto della vita, e che magari lasciavano anche una risata. Per esempio, uno dei ricordi più belli è stato quello di uno scritto suo che ho voluto citare per intero all'interno del libro che ho scritto, che era proprio su questo prete uccellatore, che però diceva che alla domanda che il prete non era opportuno che facesse l'uccellatore, che andasse a prendere gli uccelli, diceva che era la sua perpetua che li catturava, e era una sua perpetua. E queste cose, semplicemente questa osservazione che lui mi fece vedere, e è stato un grande insegnamento nel dire sì, ok, c'è la cultura, c'è il mondo, come dire, accademico, dell'importanza delle fonti, eccetera, però se non diamo, se non mettiamo anche la vita all'interno di qualcosa, di questo documento, poi alla fine ci troviamo davanti a un libro, davanti a un racconto sterile. E io ho chiesto alla signora se la sede
vi introduco solo, io siccome purtroppo sono, sì, il mio nome tradisce le mie origini, nel senso che io sono nato a Pordenone, però sono originario della Campania, i miei genitori sono campani, e proprio in questo spirito qui di questa cultura della vita, io vorrei che la signora leggesse un pezzo del libro di Amanno su un asino, una specie di mezzo cavallo, un mulo, più che altro perché fu lui stesso a farlo vedere. Lui prese questo libro un giorno, me lo diede, me lo fece vedere e volle che leggessi questo, che andasse a leggere questo pezzo qui. E proprio per spiegarmi questa cosa qua, per farmi capire questa cosa qui. Quindi io, questo qua è il contributo che io do di una persona che ritengo tuttora uno stato maestro, e in realtà in questo momento, vedendo le sue cose, vedendo le cose che ha fatto, vedendo le persone che lo stanno ricordando, comunque, e anche la sua vita, perché io un po' mi sono informato sulla sua vita perché l'ho scritta nel libro, però un conto è scriverla e leggerla, un conto è vederla, mi insegna ancora qualcosa e penso che insegnerà sempre qualcosa. Quindi io spero che si riesca a leggere. Per andare alle fiere o dal vicino, tra la soddisfazione del mondo intero. E l'us però, raviando, ende a fiero dell'altra sua funzione, e rampeghino, alt, moret, col sorriso sganassin, e fia con piste toste da destriero. Ne spieghe meglio, da buon rampigador social, e se la fea con le cavale, d'intesa se capisse col baron. Era per così dire un buon stallone che invece dei puledri con le bale pruse a muletti di valore. Qualche nome devo farlo, da Moreno Pacicchè, Piercarlo Pregotti, Ferracin, Pellizzon, Arturo Pellizzon e tanti altri, Tiziana De Bortoli. Purtroppo la malattia li ha presi tutti quanti. E mi sono permesso e mi scuso pubblicamente con il dottor Scopelliti che è qui, se volesse fare leggere l'intervento che Piercarlo Pregotti ci ha inviato. Grazie Letterio. Buonasera, lo faccio volentieri, anche perché ormai non ci conosciamo, perché alla fine, dopo aver prestato la mia voce, Ermanno Contelli si è occupato di storia e i suoi interessi hanno riguardato soprattutto Sacile, Caneva e l'area Alto Diventina, il Brugnerese, Pratese e naturalmente Pasiano. Ed è su questo nostro territorio che farò alcune riflessioni, basate oltre che dalla lettura dei suoi lavori, da lunghe frequentazioni e da esplorazioni archivistiche comuni svolte, per esempio, a Venezia, Udine, Pordenone, Camaldoli, tra gli anni 70 e gli anni 80 dello scorso Novecento. Cominciamo con un'operetta che è tale solo per il numero di pagine, ma non per l'intensità dei contenuti. Eravamo nel 1976. È passato dunque quasi mezzo secolo da quando è comparso Pasiano nell'età di mezzo, che ha segnato una svolta negli studi di storia locale o, come meglio si usa dire oggi, di storia localizzata. Possiamo anche dire che ha gettato le prime vere e proprie basi per la comprensione della nostra storia. Fino a quel momento avevamo a disposizione, oltre a cenni corposi del canonico Ernesto De Gardi
nella sua diocesi di Concordia e in un opuscolo dedicato alla pieve di Pasiano, gli scritti di Monsignor Giovanni Pujatti, spesso colmi di giudizi ingenerosi, di parzialità e di cattiva lettura dei documenti. Due livelli assai lacunosi, di impronta più ideologica che di seria indagine, vale a dire l'intervento di Don Luigi Furlan dal 1925 e quello di Giuseppina Forcellini del 1940. Pasiano nell'età di mezzo, pur occupandosi di Medioevo, aprì varie strade di interpretazioni e di ricerca: la toponomastica, la selva, l'idrografia storica, l'età romana, la viabilità, i poteri che hanno insistito sul territorio, l'agricoltura, la pieve, il castello, i mulini, la civiltà della villa, la presenza dei Gozzi e la storia della cultura. Peraltro su Gozzi e su Casanova a Pasiano egli tornerà nel 1986-1990 in varie occasioni. Da un lato Armanno ha mostrato come si possano utilizzare le grandi raccolte documentarie degli eruditi dei secoli precedenti, per esempio Ferdinando Ughelli, Giovanni Battista Derci, i compilatori dei Monumenta Germaniae Historica. Dall'altro ha collocato la nostra storia in una dimensione regionale, non una chiusa storia locale dunque, che immagina il proprio paese come un bilicus mundi, ma storia localizzata, intesa come parte della storia in quanto tale, luogo dove si svolgono le vicende di una porzione dell'umanità. E in questo assai fecondo è stato il rapporto instaurato con i grandi studiosi del Friuli, da Carlo Guido Moro a Tito Miotti, oltre che con i docenti dell'Ateneo Veneziani, da Gilberto Pizzamiglio a Gerardo Ortaldo. Nel successivo contributo per l'opera collettiva Pasiano, sei secoli di rintocchi del 1978, Ermanno ha mostrato un secondo aspetto: l'utilizzo degli archivi locali, in primis quelli parrocchiali, come fonti storiche primarie per i secoli dal tardo Medioevo e soprattutto dell'età moderna e contemporanea. Ma a proposito della storia contemporanea, c'è un ulteriore insegnamento che ci viene dall'opuscolo L'agro pasianese in una cronaca del 1912. L'utilizzo ampio sia delle fonti giornalistiche, i quotidiani e i periodici usciti tra Udine e Pordenone a partire dalla metà dell'Ottocento, sia delle fonti orali. Ermanno sapeva trarre informazioni utili parlando con le persone, tratti dialettali, leggende, ricordi, tutti i momenti preziosi di una memoria popolare che spesso integrava le fonti scritte. Una memoria che si è formata anche attraverso fotografie e cartoline. L'uso delle immagini storiche ha sempre accompagnato l'opera di Contelli, culminando nell'album curato assieme a Gianfranco Pizzinato nel 2009, Pasiano, immagini della nostra storia, che avrebbe dovuto trovare una più corposa continuazione con tante altre testimonianze inedite. Anche in questo caso l'opera di ricerca è stata costituita principalmente dal rapporto diretto e aperto con persone e famiglie. Ma accanto a questi depositi materiali e immateriali di dati e ragguagli, Ermanno ha saputo tenere in considerazione anche i monumenti fisici del passato, vale a dire l'apporto dell'archeologia.
reperti studiati e reperti rinvenuti che hanno costituito l'elemento portante per una pubblicazione, L'avventura dell'archeologia del 2010, vera summa di quanto si è scavato e conservato nel Pasianese. Oggi, volendo tracciare un bilancio della sua ricerca e produzione storiografica, che va naturalmente allargata agli altri suoi interventi, qui non citati, possiamo affermare che egli tracciò la strada che poi altri hanno che abbiamo percorso. Certo, si può valutare criticamente la sua opera, segnalare metodi differenti di approccio o aggiornare le sue conclusioni con le nuove documentazioni che sono emerse e che stanno emergendo. Ma questo è il destino di tutti i pionieri, di tutti coloro che aprono percorsi nuovi. Piercarlo De Gotti. Io ho condiviso, ho letto con voi per la prima volta. Magistrale, un vero giornalista, perché con Ermanno ci siamo conosciuti frequentando le redazioni. Io sono un giornalista, ho fatto per tutta la vita, e con lui quindi ci siamo incontrati più volte, oppure anche, ricordo bene, in alcune presentazioni di libri. Un vero giornalista non deve niente a chi governa, Ermanno questo lo sapeva. Egli deve tutto, come dire, al suo paese, perché rappresenta la gente, rappresenta il paese. È quello che ha fatto Ermanno quando veniva alle redazioni e si discuteva. Vedete, se il giornalista è cieco, vede solo le ombre. Ma se il giornalista non è cieco, allora vede anche le luci, e lui di luce ne vedeva molte. Il ricordo che io ho di Ermanno è uomo del diario. A lui piacevano molte le poesie. Quando ero seduto pensavo ad alcuni versi di poesia, non solo personali, ma credo che possiamo tutti condividerli, no? Quindi pensando a lui. Ti ho dato un topazio splendente, questo non per pura cortesia, ma perché la nostra amicizia duri oltre. Magistrale lettura e le tue parole che non hanno, ci hanno toccato. Sabina, io mi sento, adesso introduci tu qualcos'altro. Roberto deve dire qualcosa. No, io approfitterei una cosa, e riguardo la quercia, di cui mi ero preparato diversi articoletti, come vi ho detto prima, da leggere. E seguendo il riferimento che ha fatto il dottor Scopelliti, è stata una occasione proprio per coinvolgere tutto il paese, perché a quella magistrale lavoro, che ricordo trattava di poesia, di politica, di ambiente, di alberi, di aneddoti, di riferimenti storici, parlava di tutto, aveva coinvolto tutti. Qua c'è Andrea Tofolon, che porterà la sua esperienza, come lo sono stato anch'io, Luigi Di Doia, Ezio Chester, Di Marino, e Andrea adesso mi aiuti a nominare gli amici. Che... Vieni, di qualcosa la tua esperienza. Un po' lontano è impossibile. Ma il bello è questo, improvvisare. Un po' lontano nel tempo di tanti anni fa, ci aveva veramente coinvolto tutti. Io mi ricordo che scrivevo qualche articolo sul cinema, e un bell'articoletto che avevo scritto, che mi aveva tirato fuori qualche giorno fa, era su Damiani, su Damiani, che poi Ermanno gli ha mandato la quercia a Damiani, e lui cortesemente ha risposto, sì, ma quella volta appunto ci aveva coinvolti tutti quelli della nostra età, che eravamo sui 20 anni, 25, insomma, e è stata una bella esperienza. Poi di Ermanno io ho due, questo episodio, questa cosa della quercia, insomma, è stata la cosa più importante che abbiamo fatto quella volta. Ma poi mi ricordo due episodi. Uno, la gita a Praga con il professor Tofolon, che aveva organizzato quella gita. Ecco, lì mi sono rimasto impressionato
che Ermanno faceva Cicerone in Corriere, nel Pullman, no? E ho detto, come fa a sapere, dicendo a braccio, cioè senza leggere, senza appunti, come fa a sapere tutte queste robe? O si è preparato da mesi e mesi, ma per esempio i nomi della Repubblica Ceca, della Boemia, di quei parti, come faceva a saperli? Cioè sono rimasto impressionato da questa cultura che aveva e che probabilmente era una cosa a cui si era interessato anche in altri momenti. E poi un altro episodio divertente, che però non mi ricordo a chi si riferiva, eravamo come ogni domenica mattina, si andava a prendere il giornale, il caffè, e il gruppetto dei politici o di chi insomma frequentava un po' il comune, ci si trovava lì, c'era Frare, c'era Donato, c'erano altri, ma quel giorno lì non mi ricordo chi era, una cosa di tanti anni fa, per capire come lui era legato al territorio. E allora eravamo lì, arriva Ermanno che dice, ma sapete che il tal d'Italia ha avuto un bambino? Ah sì, sì, abbiamo sentito, non so, ma non mi ricordo che famiglia è. Bisogna andare subito, perché che non gli mette nome Marco? Bisogna intervenire sul nome, perché lui voleva che si chiamassero i nomi del paese. Dici, ragazzi, bisogna andare subito, perché non gli mette nome Marco. Quel periodo tutti Marco, insomma. Ecco, questi sono gli episodi più importanti. Grazie, Andrea. Adesso, perché Franca desidera, sta facendo delle cose grandi, Franca, ed è dare valore a tutto ciò che Ermanno ha lasciato. E ha deciso di fare un regalo, e quindi chiamo qui vicino a me il signor Varno, perché il regalo è per il tè a pranzo. E proprio per continuare a dare valore a ciò che Ermanno era, adesso chiamiamo Jacopo. Vieni, Jacopo. Jacopo. È un'investitura, non so se è un bravo a ritornare ancora e spiegare
così bene, prego. Grazie. Senza parole. Bisogna contestualizzare questo paese qualche anno fa, quando Ermanno faceva, ti spronava, perché aveva una mente aperta, era profondo, aveva dei valori immensi. Noi eravamo ragazzi in una comunità meravigliosa, ma chiusa. Per andare a Pasiano ci voleva il passaporto, non è uno scherzo. Noi non eravamo liberi, sciolti, non avevamo la possibilità di comunicare con Pasiano. Eravamo chiusi qui, in questa comunità. E lui, com'è che faceva? Mi spingeva a lasciarmi passare. Lui passava dappertutto. Lui apriva la mente. Ci trovava noi ragazzi che eravamo un po' più giovani di lui, a crescere, a imparare, a studiare. Com'è, non ha ottenuto molti risultati. Comunque, con lui abbiamo fatto i primi passi, ancora non c'era il CINUS, i primi passi in archeologia. Avevo dei ricordi qui poco lontano da questo posto, e ci portava a raccogliere testimonianze, eccetera. Poi noi eravamo un po' maldesi, un po' birichini, usavamo il fiume come palestra, perciò ci ha portato a Fagnigoli, sul fiume, a raccogliere reperti storici. Noi non pensavamo mai che ci fosse tanta ricchezza, tanta storia, e lui ci guidava, ci portava, ci accompagnava. Io questo ho un ricordo immenso di lui, per quello che ci ha spronato e per quello che ci ha aiutato. Io vi ringrazio, grazie a tutti. Sono Antonietta e sono emozionatissima di vedere tutti questi filmati e ringrazio Roberto soprattutto per questa dedizione, questa raccolta di foto e di immagini mie e delle persone che conosco. Ah, scusate. E io e anche altre persone qui abbiamo vissuto, abbiamo visto lo splendore di Ermanno Iniziale fino ai momenti più difficili. Lo abbiamo accompagnato in questi momenti, scusatemi, lo abbiamo accompagnato in questi momenti e posso dire che non si è mai lamentato del suo essere, del suo sentirsi, della sua difficoltà nei movimenti, della sua difficoltà nel parlare, anzi ha sempre dato l'impressione di avere una valanga di idee, una valanga di modi di darsi da fare. Mi ricordo ultimamente avevo addirittura in mente di presentare una nuova mostra, aveva già tutto pronto e per vari motivi non era riuscito, e questo lo rammaricava, ma nello stesso tempo si concentrava su altre poesie, veniva su e mi diceva: ah, mi è venuta in mente questa parola, possiamo dare a ritoccare. Allora io, un'altra signora, con i miei figli andavano giù e pian piano si rivedeva la poesia e continuava a scrivere fino alla fine. Questo suo modo di essere sempre attivo, mai triste, anzi trovava sempre le parole per sostenerci, per dare su avanti, sempre. Non sembrava non sentisse nel male, nelle difficoltà, nemmeno il fatto di presentarsi davanti agli altri, di discorrere, di darsi da fare. Questo non l'ha mai fermato un attimo, non si è mai sentito a disagio della sua malattia, diciamo, tra virgolette. E di questo abbiamo un premio.
quasi tecnica, quasi. Ermanno amava il cibo, amava i dolci e amava le castagne, se non le castagne era golosissimo, preciso. No, no, i golosessi. I golosessi, no, golosessi, golosessi, non golosessi. E amava le castagne, se non le castagne, la castagna in festa, che si è tenuta per alcuni anni nel giardino tra i due condomini di via Ruffo. Fino a 3 anni fa, o 2 o 3 anni fa al massimo. Esatto, e abbiamo visto anche alcune foto. E quindi l'invito che vi facciamo io, Franco e Sabina Mauro, adesso mi sposterò di là e cucinerò delle castagne, e non lasciate questo luogo senza aver mangiato almeno una tante castagna. Grazie. Bravo. Volevo dire un'altra cosa di Ermanno che è sorprendente, almeno per me, ma penso che possiate condividerlo. Non c'era occasione che lui non mettesse in poesia, in prosa, qualsiasi evento. Al mio, ai miei compleanni, perché a decine mi trovavo sulla busta. Da noi alla sera, a volte quando era qui, e così si discuteva a tavola anche con mio marito. E uno degli argomenti era proprio la spiritualità, spesso ci confrontavamo, abbiamo avuto anche delle discussioni a volte, devo dire, però insomma, e questo mi ha colpito moltissimo, quindi volevo leggere proprio per lasciare mia, così, mi piace tanto. Preghiera. O Dio che sei nei cieli, stacci per favore. Te lo ridico, stacci, o mio Signore, e non perché non ti ami, ma perché già una volta mandasti fra gli umani il tuo figliuolo, con esito un po' incerto in verità. Premesso che io non ti ho mai visto né sentito, quanto tempo mi dai per una seria conversione? Già si inoltra la stagione non più verde, ma in colore del ritorno al Padre Eterno di illustrissimi signori e comuni operatori, fra i quali anch'io mi metto, che non diedero alla vita il giusto peso, ma per gioco sfarfallarono ridendo e chiudendo ambi gli occhi. Ma è arrivato il gran momento di alzare lo sbarramento e di aprire ai riti in corso. Perciò, Dio, te lo ridico, stanne fuori, o mio Signore. Dall'alto dei tuoi cieli puoi ammirare le creature più perfette della terra, ma mi devi poter credere. Stai meglio nel gran cielo che giù in terra, ed è meglio che il destino del mondo sia deciso dai 3 giudici sovrani, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e il Santo Spirito, e non da odiosi extraterrestri. Grazie al Padre onnisciente e al Figlio onnipresente. Avanti, i golosessi.
Thank you.